Milano Pavia News, edizione giorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione che apriremo con la protesta dei rider a Milano, in corso proprio in questi minuti, rider che denunciano pressioni psicologiche proprio per il loro lavoro e il rischio ovviamente di incidenti. Abbiamo visto anche nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, tanti incidenti capitati proprio ai ciclisti nel capoluogo. A Milano però si parla di lavoro anche per quanto riguarda il settore dei trasporti e il lavoro delle donne nel settore dei trasporti. La CGIL ha lanciato un sondaggio, ha presentato dei dati relativi proprio a questo settore, li scopriremo insieme. In provincia di Pavia invece, nello specifico a Mortara, proseguono le ricerche della 13enne scomparsa Mani Garraoui, che ricorderete è scomparso ormai da diversi giorni. Noi sul posto abbiamo Paolo Barni che ha parlato con la famiglia. Partiamo. Iniziamo allora proprio da Milano, da questo corteo dei rider. Ci andiamo a collegare in diretta con Benedetta Maffioli per gli ultimi aggiornamenti sul caso. Benedetta, buongiorno. Vedo che insomma il corteo deve ancora partire. Tu sei sul posto. Sì, buongiorno Luca, esatto, sta iniziando proprio adesso lo sciopero dei rider, i cosiddetti fattorini di Deliveroo e Glovo, indetto dal sindacato NDL-CGL proprio qui a Milano. A mezzogiorno i rider si sono trovati qui davanti alla Camera del Lavoro in Porta Vittoria e adesso stanno tenendo un piccolo presidio prima di iniziare il corteo che toccherà alcuni punti della città. Ci sarà soprattutto prima la prima tappa davanti al Tribunale di Milano, poi seguiranno sui bastioni e infine arriveranno fino alla sede di Glovo in via Pirelli, zona stazione centrale. Cosa contestano i lavoratori? I lavoratori contestano soprattutto gli algoritmi di queste applicazioni, che li portano a lavorare a ritmi frenetici e a tenere in considerazione solo il numero di consegne che fanno. Infatti più consegne fanno e più guadagnano, e questo, come dicevi, li porta a pressioni psicologiche e li espone a diversi rischi anche stradali, perché appunto dovendo consegnare velocemente per guadagnare di più magari rispettano meno i codici della strada e hanno più problemi legati alla sicurezza guidando per le vie di Milano. Quindi l'obiettivo dello sciopero è chiedere una maggiore trasparenza dell'algoritmo e anche poi condizioni economiche più giuste, quindi con contratti più umani e soprattutto riguardo al salario, che vi sia un salario legato alle ore di lavoro lavorate e non legato alle consegne. Secondo comunque il sindacato sono ormai tante le sentenze dei tribunali secondo cui i rider va riconosciuta più tutela, e quindi questa protesta proprio si inserisce in questo ambito per chiedere più diritti per i rider. Ti ridò la linea, Luca. Grazie, grazie Benedetta Maffioli, torneremo da te tra poco. A Magenta si indaga per chiarire le cause del decesso di un 54enne trovato morto in un albergo di via Giovanni Cattaneo. L'allarme è scattato poco prima delle 10.30, quando è partita la chiamata ai soccorsi. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo originario di Vicenza, che si trovava a Magenta per lavoro, abbia accusato un malore. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne. Una volta intervenuti sul posto, però, per stabilire la causa esatta della morte bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Ci spostiamo a Pavia, dove i carabinieri hanno identificato i componenti del branco che hanno picchiato il 14enne alcuni giorni fa. Ve lo ricorderete, un caso che era finito su diversi media nazionali. Tra l'altro i militari hanno anche indagato questi quattro minorenni, appunto coetanei del 14enne, ma hanno anche scoperto che c'erano altri ragazzi che hanno ripreso la scena. I carabinieri hanno identificato i responsabili dell'aggressione al 14enne avvenuta in pieno centro storico a Pavia due settimane fa, una vicenda che era diventata di carattere nazionale per la brutalità del pestaggio. La vittima aveva riportato ferite guaribili in 30 giorni. Sono quattro i ragazzi ad oggi indagati per il reato di lesioni personali volontarie aggravate. Hanno tra i 13 e i 15 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, almeno altri 9 giovanissimi avrebbero assistito al pestaggio senza però intervenire, anzi riprendendo la scena con i cellulari. Tutto era partito in cupola Arnabò
Boldi, dove il 14enne e un amico erano stati avvicinati dai bulli. Dopo gli insulti si era passati alle minacce e i due amici, per evitare il peggio, avevano provato a scappare. Il branco li aveva però inseguiti, fermati e picchiati. Poi uno degli aggressori aveva anche lanciato un sasso contro il 14enne, colpendolo alla testa. La Procura della Repubblica dei Minori di Milano, si legge nel comunicato diffuso nelle scorse ore, ha disposto il sequestro dei telefonini di tutti i ragazzi presenti al pestaggio, sia indagati che testimoni. Una misura scelta per dare un segnale a questa recrudescenza di violenze in ambito minorile, prosegue il comunicato, che interessa ormai tutto il territorio nazionale. Non escluso che il video dell'aggressione sia stato fatto circolare nelle chat e sui social network. Restiamo in provincia di Pavia, ma ci spostiamo a Mortara, andiamo a collegarci in diretta con Paolo Barni, che questa mattina ha seguito la vicenda della 13enne scomparsa, Mani Garraoui. Buongiorno Paolo, tu oggi sei riuscito anche a parlare con i familiari proprio della ragazzina. Sì, buongiorno, abbiamo appunto appena terminato di parlare con i familiari di questa ragazza Mani Garraoui, che è scomparsa da Mortara. È scomparsa da Mortara, che aveva 13 anni, oggi però ne ha già 14, perché li ha compiuti proprio venerdì, a una settimana dalla sua scomparsa. Quindi sono ormai 10 giorni che di questa ragazzina, appunto oggi 14enne, non si hanno più notizie, e tra l'altro sembrano esserci anche pochi elementi per poter capire dove sia andata. Ci hanno spiegato i familiari, abbiamo parlato in particolare con il compagno della madre. I familiari ci hanno spiegato che non hanno parenti da poter ipotizzare che magari questa ragazza sia andata in un momento di sconforto a cercare compagnia. Quello che possiamo dire è che questa ragazza aveva un problema a scuola, ma non tanto un problema perché ce l'avesse con qualcuno, molto semplicemente è una ragazza che ha alle spalle una storia difficile, è in Italia da circa un anno, l'anno scorso aveva frequentato la prima media e quest'anno da andare in seconda media, era però anche per le sue difficoltà con la lingua italiana, parla italiano però c'è qualche difficoltà nello scrivere, il salto dalla prima alla seconda media con le materie che si complicano eccetera l'aveva subito particolarmente, e quindi chiedeva di andare in un centro in cui specializzato magari per stranieri, in cui poteva mettersi a pari con i suoi compagni. Questo era anche il motivo per cui era uscita di casa venerdì scorso alle 9:30, voleva andare ai servizi sociali per chiedere appunto di essere ammessa in questo centro. Però da quando è uscita di casa, da qua in via Goia, non si è più saputo nulla. I familiari hanno presentato immediatamente denuncia ai carabinieri, poi ovviamente con il passare dei giorni si sono sempre più preoccupati. Col finire della scorsa settimana la foto della ragazzina è stata diffusa sui social e insomma si è cercato di far sapere il più possibile che sono in corso le ricerche di questa ragazza. Ovviamente ancora non ci sono notizie, c'è tantissima preoccupazione, cercheremo di tenervi sempre aggiornati su questa vicenda. Grazie anche a Paolo Barni. Noi ci spostiamo nell'Interland milanese, dove viene rilanciato il tema grosso delle case di comunità, della medicina territoriale. Ora vediamo il servizio a cura di Stefano Galimberti. Aspettiamo le case di comunità, che però non devono andare a fare concorrenza agli ospedali, anzi dovranno lavorare in sinergia. Questo è il senso della sanità territoriale e anche di come questi istituti potranno lavorare sul problema della mancanza di medici di base. È chiaro nel suo pensiero Giampiero Montecchio, presidente dell'Associazione dei Medici di Medicina Generale del Magentino e dell'Abbiatense, che esprime proprio il punto di vista dei dottori. Di fronte ai prepensionamenti non c'è già stata una formazione adeguata di colleghi, e è vero che adesso anche la nuova struttura delle case di comunità, con il progetto del PNR, sono tutte problematiche che devono dopo
aver messo sulla carta la teoria ma messa la pratica. Non sono bei progetti che devono essere realizzati, possono avere un futuro realistico, sempre nell'ottica che la casa di comunità non diventi un'entità contrapposta all'ospedale. Per Montecchio però la soluzione alla mancanza dei medici di famiglia potrà essere trovata solo nel lungo periodo, motivo per cui è necessario agire con iniziative non convenzionali. Le ultime messe in campo dalla regione lo soddisfano. Il problema grosso è che abbiamo i contenitori, ma dobbiamo mettere i contenuti, e i contenuti sono il personale. Il problema del personale, sia infermieristico che medico, è un problema molto grosso. Non si risolverà probabilmente in pochi anni, perché comunque per formare dei medici che possono arrivare sul territorio, nella stante l'attuale normativa, ci vogliono comunque degli anni. So che la Regione Lombardia si sta muovendo per comunque ottemperare a queste problematiche, cercando di dare l'accesso anche agli specializzandi del corso di medicina generale, quindi l'accesso alla possibilità di iniziare ad aprire l'ambulatorio, avere i pazienti. Questo può essere una soluzione che potrebbe, non dico risolvere, ma comunque compensare la problematica. Torniamo adesso da Benedetta Maffioli in diretta da Milano per parlare ancora di lavoro, ma in questo caso di lavoro al femminile, lavoro nel settore dei trasporti. Benedetta, la CGIL ha lanciato anche un sondaggio sul tema, ha offerto anche una lettura proprio della situazione. Sì, esatto Luca, si chiama Dillo alla Filt, è il nuovo sondaggio proprio proposto da CGIL Milano, che è rivolto alle donne lavoratrici in Lombardia nel settore dei trasporti, che va quindi dal settore del trasporto pubblico locale a quello aereo e anche alla logistica, un settore dove la percentuale di lavoratrici femminili è decisamente inferiore a quello maschile. Infatti in totale in Lombardia le donne che lavorano nel settore dei trasporti sono il 19,40%, e se si pensa ad esempio nel trasporto pubblico locale dentro ATM sono meno del 10%. Le ragioni di queste criticità vanno innanzitutto riscontrate nelle questioni di disagio lavorativo e quindi lo sbilanciamento tra rapporto, qualità della vita e lavoro e anche retribuzione salariale, con turni davvero duri, anche 7 su 7, ma poi anche ci sono delle specifici ostacoli strutturali, come ad esempio carenze infrastrutturali, dai parcheggi ai bagni dedicati per le donne, a spazi in cui è garantito un livello di privacy sufficiente, e poi ci sono anche esigenze di adeguamenti normativi, quindi congedi speciali proprio per le donne, per le mamme, aiuti alla genitorialità e al lavoro di cura in generale, e poi anche ci sono proprio del contrasto ad ambienti di lavoro tossici, quindi alla sicurezza, al machismo, fino alle vere e proprie molestie. Quindi sono tutti questi i temi trattati nel questionario. Il questionario è partito proprio oggi e si chiuderà nel marzo del 2024, data in cui poi verranno presentati tutti i dati aggregati e si potrà, diciamo, valutare la situazione proprio delle lavoratrici con le loro risposte. E l'obiettivo, appunto, quello di spingere l'emersione delle criticità riscontrate nella quotidianità e, diciamo, trovare delle soluzioni. Ti ridò la linea, Luca. Grazie a Benedetta Maffioli. Noi restiamo a Milano per parlare però dei nuovi stadi di Inter e Milan dopo il lungo dibattito sul riutilizzo, sulla demolizione di San Siro. Il Milan aveva già presentato i rendering per il suo progetto, adesso lo ha fatto anche l'Inter, insomma le strade che portano verso dei progetti che siano fuori della città sembrano sempre più concrete.
Il viaggio è uno di quelli poco confortevoli, continue frenate, improvvise accelerazioni, una destinazione non ben definita, mentre il paesaggio fuori dal finestrino cambia, al pari dell'umore, da quello milanese a quello dell'Interland. Cresce la concretezza che Milan e Inter stanno dando ai progetti dei loro stadi, tra San Donato e Rozzano, il tutto per lo sconforto del comune di Milano che solo pochi giorni fa ha dato una sorta di ultimatum alle squadre perché chiariscano le loro intenzioni entro 4 mesi e i club hanno replicato non solo a parole ma anche con i fatti. L'Inter ha fatto circolare i primi rendering del suo nuovo stadio, così come avevano fatto i cugini rossoneri solo poche settimane fa. A Rozzano, in tempo per la stagione 2028-2029, dovrebbe infatti sorgere un impianto da 70.000 posti immerso in un'area verde aperta al pubblico e una cittadella sportiva. Eppure, per l'Inter, questi passi non sono per forza un addio all'area di San Siro. Il comune, che ha annunciato di voler ricorrere contro il vincolo sul secondo anello, spera ancora che i club, o almeno uno di essi, possano ripensarci. Scenario che non è poi così inverosimile, almeno a sentire le parole dell'amministratore delegato nero-azzurro Alessandro Antonello. Verrà scelto il progetto che avrà un'esecuzione più veloce, ha infatti affermato. Per cui, se l'iter del ricorso contro il vincolo dovesse risolversi in tempi rapidi, cosa tutt'altro che scontata, i nero-azzurri potrebbero anche pensare a un ritorno a San Siro. Ma un ritorno a che cosa? Al progetto iniziale con l'abbattimento del Meazza o a una sua ristrutturazione? Su questo punto le parole di Antonello sono cristalline. La riqualificazione di San Siro non è mai stata nei nostri piani. Resterebbe quindi da capire se i nero-azzurri tornerebbero al progetto originale da soli o in compagnia dei rossoneri. D'altronde il progetto di demolizione del Meazza era stato presentato come realizzabile solo dall'Unione degli sforzi, soprattutto economici, dei due club. Ma sul fronte rossonero le porte sembrano ormai chiuse. Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo, ha affermato il presidente Paolo Scaroni, un impianto che diventi iconico come San Siro, di cui, aggiunge il numero uno rossonero, ci piaceva l'ipotesi, decisamente meno costosa, ma che non avrebbe dato quel senso di identità che ci darà il nuovo stadio. Se non è una pietra tombale questa, ci assomiglia parecchio. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a collegarci con Paolo Barni perché nelle scorse ore sono uscite le motivazioni della sentenza di primo grado che ha condannato a 16 anni di carcere Barbara Pasetti per l'omicidio di Gigi Bicci. Paolo, ci sono appunto le parole dei giudici a motivare quella sentenza. Sì, esatto, 16 anni per Barbara Pasetti, lo ricordavi, per l'omicidio di Luigi Griscuola, da tutti conosciuto a Pavia come Gigi Bicci, un omicidio che era avvenuto nell'autunno del 2021, era novembre quando si è verificato effettivamente l'omicidio, poi confessato dalla stessa Pasetti, anche se poi il corpo fu ritrovato circa un mese dopo. Omicidio volontario, questa la condanna, questo è il motivo per cui è stata condannata Barbara Pasetti, che però nella sua confessione aveva detto che il colpo di pistola tra l'altro acquistata dallo stesso Gigi Bicci, era partito per sbaglio. Questa era la sua tesi difensiva. Nel momento in cui aveva ricostruito il delitto da lei stessa confessato, avvenuto a Calignano, nella frazione di Cura Carpignano dove la Pasetti abitava, ebbene, secondo i giudici, il colpo partito per caso non è una tesi sostenibile per via della situazione in cui questo colpo è stato esploso. Luigi Griscuolo era seduto all'interno della sua automobile in una posizione tranquilla e il colpo è stato portato all'altezza della tempia, quindi diciamo che avrebbe preso la mira, insomma, Barbara Pasetti, secondo quanto è stato ricostruito dai giudici nelle motivazioni della sentenza di primo grado. Qual era il quadro? Lo ricordiamo, Barbara Pasetti aveva ingaggiato Luigi Griscuolo per dare una lezione al suo ex marito. Griscuolo però non aveva portato a termine questo compito, anzi aveva preso a chiedere soldi alla donna che poi
si è ritrovata appunto ad uccidere la persona che aveva ingaggiato per dare una lezione all'ex marito. Poi però ci sono anche delle aggravanti, come ad esempio il fatto di aver contattato i parenti dello stesso Luigi Criscuolo allo scopo di un'estorsione. Si arriva così ai 16 anni in rito abbreviato appunto a cui è stata condannata Barbara Pasetti. Grazie anche a Paolo Barni. Noi torniamo a Pavia, ma per parlare decisamente d'altro, del regolamento sui dehors. Dal prossimo anno in città si potranno usare anche dehors chiusi all'esterno dei locali, tranne che nelle cosiddette zone di pregio, soprattutto in centro storico. Un regolamento, proprio quello sui dehors, che dovrebbe approdare a breve in Consiglio Comunale. È il nuovo regolamento per i dehors la delibera più importante del prossimo Consiglio Comunale a Pavia. Nelle scorse ore gli uffici di Palazzo Mezzabarba hanno inviato la convocazione della seduta per giovedì 19 ottobre alle 20.30. Il tema è piuttosto sentito tra gli esercenti ed il documento, come preannunciato lo scorso mese di luglio, prevede alcune novità importanti. A partire dal prossimo anno, baristi e ristoratori di Pavia potranno utilizzare dehors chiusi all'esterno dei loro locali. I dehors chiusi sono strutture fisse che potranno essere posizionate tutto l'anno, anche durante l'inverno. Una novità che vede escluse però le aree di pregio come Piazza della Vittoria e Piazza Duomo. Resta ovviamente invariata la possibilità di utilizzare i dehors non stabilmente chiusi e sedie e tavolini dal 1 febbraio al 30 novembre. Per quel che riguarda le concessioni, la durata dei dehors chiusi sarà di 10 anni, mentre passa da 3 a 5 quella per sedie e tavolini all'aperto. Nella seduta di giovedì 19 ottobre, infine, si procederà alla surroga del consigliere comunale di opposizione, Massimo De Paoli, che si è dimesso nei giorni scorsi. Al suo posto, per la lista civica Cittadini per Pavia, subentrerà Angelo Gualandi. L'ex assessore all'urbanistica avrà il compito di incalzare la maggioranza sul delicato tema della variante al piano di governo del territorio, che dopo il passaggio in commissione approderà in consiglio comunale nel prossimo mese di novembre. Abbiamo parlato inizio TG della protesta dei rider, molti di loro sono ciclisti che rischiano spesso incidenti sulle strade di Milano. Allora, proprio per rilanciare l'ipotesi di una Milano sempre più a misura di biciclette, Legambiente ha organizzato un'iniziativa, un evento che si chiama Mille Bici, che partirà proprio il 22 ottobre da Piazza del Cannone nel capoluogo, appunto per chiedere interventi per una mobilità veramente sostenibile. Si chiama Mille Mila Bici ed è la grande pedalata cittadina gratuita aperta a tutte e tutti che il 22 ottobre prenderà il via a Milano in Piazza del Cannone, un evento organizzato da Legambiente Lombardia per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile e a misura d'uomo, dove le auto non sono le uniche protagoniste della strada. Abbiamo voluto fare come Legambiente Lombardia questa manifestazione, questa pedalata per le vie di Milano, per dire che andare in bicicletta è importantissimo. Una città come Milano non può prescindere da una mobilità diversa e nella mobilità diversa bisogna inserire anche la bicicletta. Un evento che vuole avvicinare i cittadini all'utilizzo della bicicletta per incentivare la ciclabilità della città di Milano, che negli ultimi anni sta provando a cambiare forma, dando sempre più spazio a forme di mobilità sostenibile. Milano sta facendo grossi investimenti in infrastrutture, forse quello che manca è proprio la comunicazione. Cioè le persone non sono sufficientemente coinvolte nelle scelte sia politiche sia quindi anche infrastrutturali dell'amministrazione. Iniziative come questa, come Mille Mila Bici, dovrebbero riuscire un po' a far andare in bicicletta anche quelli che normalmente per tanti motivi non vogliono o non possono andarci. I tempi sono maturi, c'è sempre più gente che va in bicicletta e quindi è necessario che ci sia una rete maggiore, non necessariamente tutta protetta, basta che si incominci a ragionare su un canovaccio che possa essere utile e condiviso con tutti i veicoli che frequentano la strada. Testimonial dell'evento sarà Ilaria Fiorillo, creatrice della pagina Instagram di Milano in bicicletta, che ha saputo raccontare una città diversa mostrando il lato bello dell'andare in bici proprio nella città di Milano. Andare in bicicletta ci permette di avere tanti benefici, tra cui restare in forma, non inquinare, arrivare prima dove vogliamo andare senza creare congestione nelle città che sono già, diciamo, troppo piene di automobili.
ciclabili. Diversi anche gli sponsor dell'iniziativa che condividono i temi che stanno alla base dell'evento, dalla salute al benessere fino alla sostenibilità ambientale. Non potevamo perderci, mettiamo così, una manifestazione come la 1000 bici, cioè la pedalata nel cuore di Milano, in cui possiamo proprio sfruttare questo parallelismo per ricordare alle persone quanto sia importante prendersi cura della propria salute, del proprio cuore e abbinare quindi alla prevenzione uno stile di vita sano e attivo. Ci rendiamo conto che l'emergenza ambientale ce lo impone, siamo a quasi metà ottobre e siamo in giro in maglietta, giacca, camicia, e quindi il clima qualcosa ce lo sta dicendo, la natura qualcosa ce lo sta comunicando e dobbiamo fare qualcosa. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio al meteo, i nostri TG, edizione Milano ed edizione Pavia, tornano questa sera a partire dalle 19. Grazie per essere stati con noi.